Cari lettori dell'Identità di Clio, concludiamo le nostre riflessioni che abbiamo dedicato a Napoleone, uno dei principali protagonisti della storia moderna, con un ospite che ci introdurrà su un tema pulsante. Napoleone, stratega che consuma la sua gloria sul campo di battaglia di Waterloo. Ci spostiamo virtualmente sul campo di battaglia sul quale si infranse il sogno di gloria di Napoleone con l'aiuto del generale di divisione dei carabinieri Riccardo Galletta, studioso di storia militare presso la scuola ufficiale dei carabinieri, del quale è stato comandante, nonché in questo momento vice comandante del comando interregionale carabinieri o catene di Napoli. Diamo il benvenuto nella nostra webcam caffè al signor generale e alla nostra collaboratrice Annalisa La Barbera. Grazie. Grazie professore Giuffrida, porgo anche i miei saluti al signor generale Riccardo Galletta. Entriamo nel merito della discussione. Il protagonista di oggi è Napoleone Bonaparte, cui abbiamo dedicato ampio spazio sul nostro sito internet che potete visualizzare. Il signor generale se ne è occupato nello specifico nel volume Studi storico-militari 1994, di cui tra l'altro consiglio la lettura non soltanto per gli appassionati, ma insomma soprattutto ai curiosi che siano attratti dalla voglia di sapere cosa si cela dietro una battaglia. Entriamo nello specifico. Signor generale, le chiederei la descrizione del profilo di Napoleone, del genio napoleonico, del cosiddetto genio napoleonico, a partire dalla maggiore difficoltà che si è riscontrata per chi si è imbattuto come lei nello studio della sua figura. Cioè, Napoleone non formulò mai un sistema di guerra, almeno per iscritto. E inoltre, a partire anche da un'altra, possiamo dire, qualità, la fonte da cui trasse le sue idee strategiche, cioè i libri. A lei la parola. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Sì, non è facile sintetizzare in poche battute un argomento così complesso, sicuramente quale quello di Napoleone come condottiero. È chiaro che lui rimane nell'alveo dei grandi uomini d'arme, dei grandi condottieri della storia, la pietra miliare. Napoleone diceva che in guerra tutto è semplice, il difficile sta nell'esecuzione. E in effetti sia a livello strategico, cioè di grande pianificazione di manovra, manovra, lo dico per i non addetti al lavoro, ai lavori vuol dire impiego combinato nel tempo e nello spazio delle forze, cioè delle unità combattenti e del fuoco per il raggiungimento di un determinato obiettivo. Quindi sia a livello strategico, sia a livello poi tattico, la sua concezione è piuttosto semplice. Forse lui non inventa niente, eredita dallo studio che ha condotto presso le scuole militari e l'accademia militare che ha frequentato in gioventù, lo studio del l'Essai général de tactique del barone Dutheil, lo studio di Ribeauval e lo studio della storia dei suoi grandi predecessori come condottieri, per ultimo in ordine cronologico il grande Federico di Prussia. Eredita un sistema dottrinale delle esperienze che studia, che perfeziona, che mutua. A livello strategico lui è famoso per dar vita a due tipi di manovra, la cosiddetta manovra per linee esterne, che ignora la posizione dell'avversario, del nemico, e punta attraverso un aggiramento a recidere la linea di comunicazione che collega lo schieramento, le truppe nemiche, al proprio centro di comunicazione, cioè ai centri logistici, dove quelle armate si dovevano rifornire di vettovagliamento, munizioni, uniformi e così via, in maniera tale da far correre il nemico a protezione di questa linea di comunicazione, e quindi a dover poi combattere nel luogo che Napoleone ha prescelto. La manovra più bella, più brillante, quella sulle linee esterne, no?
che ha un suo esempio mirabile nella campagna del 1805, che vedrà poi il suo culmine il 2 dicembre di quell'anno nella battaglia di Austerlitz, battaglia dei tre imperatori. E poi c'è la manovra da posizione centrale o per linee interne, a cui Napoleone dà vita quando si trova a dover affrontare eserciti nemici provenienti da diverse direzioni d'attacco, con forze che, se tenute insieme, se sommate insieme, sono sicuramente superiori alle sue, ma se considerate separatamente sono inferiori. Allora è un po' la manovra principe che ha adottato il grande Federico durante la guerra dei sette anni, dal 1756 al 1763, quando la Prussia aveva come principali nemici la Russia della zarina Elisabetta a est, l'impero d'Austria con la grande Maria Teresa a sud e il regno di Francia di Luigi XV a ovest. E allora lì Federico doveva tamponare con parte delle sue forze gli eserciti che provenivano da direzioni diverse, impedire che si uniscono e col grosso delle forze, approfittando della posizione centrale, passare successivamente prima su un lato, poi sull'altro e poi sull'altro ancora, per raggiungere lì la superiorità, la massa, come si dice in termine tecnico, e battere separatamente le varie forze avversarie, impedendo che si congiungessero e che quindi potessero realizzare loro la superiorità numerica rispetto alla Grande Armée. Questo a livello strategico. A livello tattico, anche qui lui mutua un po' ed elabora e perfeziona la cosiddetta battaglia con lo schieramento in ordine obliquo di Federico il Grande, e cercando di condurre una battaglia di movimento su tre tempi, testare la forza. La tattica vuol dire campo di battaglia, non grandi manovre, cioè lo scontro decisivo con il nemico. Testare il nemico prima di tutto per fargli tirar fuori, vedere quali sono i centri di fuoco e la posizione delle proprie forze. Fare un aggiramento sull'ala per avvolgerlo, che serve poi a far decentrare parte delle forze nemiche per andare a parare il colpo su quell'ala. Nel momento in cui questo avviene, il nemico sguarnisce il centro. Napoleone individua col suo coudeuil, il colpo d'occhio, no, dell'aquila, qual è il punto, direbbe von Moltke lo Schwerpunkt, il punto in cui lo schieramento nemico risulta più debole, e lì interviene nel terzo tempo la rottura, cioè l'impiego della riserva che sfonda lo schieramento avversario e poi dà luogo a l'annientamento che può proseguire con l'inseguimento delle truppe sconfitte. Ecco, direi che in sintesi questa è la cosiddetta filosofia di guerra di Napoleone dal punto di vista strategico e da quello tattico. Bene, grazie, chiarissimo. Contestualizzando storicamente, il 4 marzo 1815 Napoleone fugge dall'isola d'Elba, di cui aveva ottenuto la simbolica sovranità a seguito della sua abdicazione nel 1814, questo anche a seguito dell'insurrezione di tutta Europa contro l'impero napoleonico. Viene accolto trionfalmente dai suoi generali e dalla popolazione, raggiungendo Parigi, ma le grandi potenze lo rifiutano. Ricordiamoci che ci troviamo nel bel mezzo anche della trattativa del congresso di Vienna. Le grandi potenze quindi lo rifiutano e anzi si apprestano a combatterlo, ma lui si pone di fronte al fatto compiuto, cioè del suo ritorno al potere. Questo è il contesto storico nel quale ci troviamo ed è il contesto che precede la famosa battaglia di Waterloo. Napoleone disse, come lei stesso scrive, che la sua possibilità di vittoria era pari al 90%. Questa poi scende al 60%. Conoscendo l'epilogo della battaglia, a Waterloo ogni cosa andò per il verso sbagliato. Ma quali furono gli errori che commise Napoleone e che portarono al fallimento della sua manovra strategica? Lei ha detto bene, a Waterloo tutto andò per il verso sbagliato. In effetti la campagna del 1815, la campagna che dura dal 15 di giugno al 18 giugno, Waterloo, è una
campagna che dal punto di vista strategico viene condotta in maniera perfetta e corrisponde a quello che abbiamo detto prima, ad una manovra da posizione centrale, perché i primi due eserciti che Napoleone si trova a fronteggiare sono quello alleato, potremmo sintetizzare dicendo britannico, al comando di Lord Wensley, duca di Wellington, che occupa buona parte del Belgio, soprattutto dalle coste britanniche, dalle coste dell'Atlantico, da Ostenda, Bruges, eccetera, fino al confine francese verso Nivelles, Maubeuge, eccetera. E poi l'esercito prussiano al comando di Blücher, che viene dalla Germania, quindi ha attraversato il Reno e occupa la parte più, diciamo così, a est del Belgio, insomma in direzione Aix-la-Chapelle, Aquisgrana, Aachen. Il piano strategico prevede che Napoleone si inserisca attraverso una sola notte di marcia, la notte del 15 giugno, attraversando con la sua armata, l'Armée du Nord, il fiume Sambre a Charleroi, si inserisca fra i due eserciti nemici e guadagni la cosiddetta posizione centrale. Quindi il piano è semplice, manovra da posizione centrale. Cercare di tamponare la pressione delle due armate nemiche, con il grosso delle forze portarsi prima su un'ala i prussiani e battere i prussiani realizzando lì la massa, cosa che lui fa a Ligny il giorno 16, dove batte Blücher, poi dando Blücher, cioè i prussiani, in rotta, convergere verso sinistra, andare a portarsi sul fianco sinistro, quindi a ovest, andare a affrontare Wellington con i suoi e battere Wellington. Quindi separatamente l'una armata dall'altra. Sul campo di battaglia poi, sul campo di battaglia il tutto è semplice, ma il difficile, come diceva Napoleone, abbiamo detto, sta nell'esecuzione. Gli errori sono molteplici. Primo errore, Napoleone incarica il maresciallo Grouchy di inseguire Blücher sconfitto a Ligny con ritardo, perché la battaglia si conclude intorno di Ligny alle 21 del giorno 16, lui dà l'ordine intorno alle 11, 11 e mezza del giorno successivo a Grouchy con 30.000 uomini, un terzo dell'armata, di inseguire e annientare i prussiani. Questo ritardo è fondamentale perché viene a mancare il contatto con l'armata nemica. I resti dell'esercito prussiano ripiegano, sì, sconfitti, ma in ordine. E poiché non c'è l'inseguimento, perdono il contatto con i francesi. Quando Grouchy si mette in moto per l'inseguimento, fa una supposizione, dice: dove si è ritirato Blücher? Si sarà ritirato verso i propri centri logistici, i centri di comunicazione, cioè verso la frontiera con quello che era territorio prussiano, cioè verso Aachen, verso Aquisgrana, quindi verso est, e va in quella direzione. Invece i prussiani, sotto la guida non di Blücher, ma del suo capo di stato maggiore, von Gneisenau, perché Blücher la sera di Ligny ha un incidente, il suo cavallo viene ferito a morte, quindi va a terra, lui che ha più di 70 anni stramazza al suolo, rimane staffato al cavallo, batte la testa e sviene, e i corazzieri francesi che passano lì vicino non si accorgono di avere il comandante in capo prussiano lì a due passi. Blücher viene salvato dal suo aiutante di campo, il capitano Muffling, che approfittando delle tenebre lo toglie dalla staffa del cavallo, se lo mette in spalla e se lo porta via. Se lo porta via mentre il suo capo di stato maggiore von Gneisenau ha ordinato il ripiegamento dove? Non verso est, come sarebbe stato più naturale, verso Aquisgrana, ma verso nord, verso Wavre, in maniera tale da mantenere inalterata la distanza con le truppe di Wellington che stanno a ovest, perché nel frattempo Wellington è stato ingaggiato ai Quatre Bras, non dal maresciallo Ney, non viene sconfitto, ma salta la sconfitta di Blücher a Ligny per evitare un aggiramento sul fianco, è costretto a retrocedere, e dall'incrocio dei Quatre Bras, quattro bracci perché indicano l'intersezione fra le due strade, la Nivelles Bruxelles e la Namur Liegi,
deve ripiegare verso Bruxelles, quindi in direzione di Bruxelles, dove c'è l'abitato di Waterloo. E quindi von Greisenau fa ripiegare verso nord, mantiene la distanza inalterata con le truppe di Wellington in maniera tale da poter eventualmente nei giorni successivi poter portare l'apporto anche di una sola delle divisioni prussiane in favore di Wellington quando Wellington sarà affrontato da Napoleone, cosa che di fatto avviene. Poi c'è il problema, il fatto che Napoleone sul campo di battaglia inizia tardi l'attacco, perché Waterloo è una battaglia che alla fine i francesi avrebbero potuto vincere nonostante tutto, e che arrivano quasi sull'orlo della vittoria, che non si realizza perché? Perché intanto la battaglia inizia tardi, ma inizia tardi e questo fattore tempo favorirà il ritorno dei prussiani sulla scena di Waterloo, perché loro si riusciranno a congiungere a Wellington e Grouchy non riuscirà in tempo utile. La battaglia inizia tardi, contrariamente a quanto avviene per le battaglie napoleoniche, normalmente iniziano molto presto al mattino, perché il terreno è bagnato, perché ha piovuto moltissimo il giorno 17 e durante la notte fra il 17 e domenica 18. E che cosa vuol dire questo? Che il terreno molto bagnato rende inefficace buona parte del fuoco d'artiglieria, perché le palle di cannone, all'epoca non c'erano le granate che esplodevano, le palle di cannone venivano sparate, rimbalzavano sul terreno e facevano strike sulle unità di fanteria sostanzialmente. Ma se il terreno è bagnato, le palle di cannone arrivate sul terreno affondano e quindi il fuoco dell'artiglieria è meno efficace. Primo punto, l'artiglieria che era l'arma fra l'altro alla quale Napoleone apparteneva, quindi il fuoco dell'artiglieria diventa meno efficace, la fanteria nel muoversi perde di capacità viva d'urto perché i fanti si muovono su un terreno nel quale affondano, la stessa cavalleria con i cavalli hanno il fango che si attacca agli zoccoli e quindi le cariche di cavalleria risultano. La battaglia inizia verso le 11:30, un quarto e mezzogiorno, quindi molto tardi, e questo ritardo favorirà l'arrivo via via dei prussiani, perché la fanteria francese attaccherà spesso e volentieri senza l'appoggio della cavalleria, la cavalleria attaccherà senza l'appoggio della fanteria, l'artiglieria non darà sempre costantemente il proprio apporto. Questo vuol dire che manca il coordinamento, è mancato il coordinamento. A chi doveva risalire il coordinamento se non al comandante in capo, che era Napoleone? Qui si potrà dire, ma Napoleone non stava bene quel giorno sul campo di battaglia, a un certo punto deve addirittura assentarsi con il suo aiutante di campo, la Bédoyer, perché viene preso un attacco d'ulcera. Il comando operativo delle forze sul campo rimane al maresciallo Ney, che conduce le famose 16 cariche di cavalleria senza l'appoggio né dell'artiglieria né della fanteria, favorendo la linea britannica o la linea alleata che si racchiude in quadrato, e i quadrati di fanteria avrebbero potuto essere, tutto questo non avviene ed è un altro errore. Poi c'è il fatto di non aver richiamato in tempo il maresciallo Grouchy o avergli mandato ordini forse non troppo chiari. Questo fattore si ricollega, e chiudo in estrema sintesi, col fatto che effettivamente poi Napoleone a Waterloo non aveva tutti i suoi vecchi collaboratori di un tempo. Mancava un grande capo di stato maggiore, Berthier, che non c'era più. Il capo di stato maggiore lo fa il maresciallo Soult, che era un comandante di corpo d'armata, ma non aveva mai svolto questo ruolo di capo di stato maggiore sul campo. Tant'è che quando Napoleone dice quante staffette avete mandato a Grouchy per chiedergli di ritornare verso Waterloo, e dice una, sire. Ah, Berthier ne avrebbe mandati 100, perché quella staffetta, quel portaordine non arrivò mai, quello spedito la mattina a Grouchy. Arrivò quello mandato intorno a mezzogiorno, ma troppo tardi alle 5, quando era tardi per Grouchy per muovere. Non aveva Murat, re di Napoli, grande comandante di cavalleria, tant'è che la carica della cavalleria Waterloo la conduce Ney con risultati disastrosi. Non aveva il maresciallo Davout, che era forse il migliore dei suoi marescialli, di cui si dice Napoleone fosse anche un po' geloso, perché è l'unico che era veramente all'altezza del suo genio. Napoleone lascia Davout a Parigi col ruolo di ministro della guerra e non lo porta con sé nella campagna del 1815. Ecco, in estrema sintesi, molto sinteticamente, queste forse sono le ragioni principali, gli errori principali.
Bene, ci avviamo alla conclusione di questo breve incontro. È davvero impossibile sintetizzare effettivamente le imprese di Napoleone in così poco tempo. Però grazie per la passione che ci mette nel raccontarli. Allora, concluderei più che con una domanda, con una riflessione. Waterloo può essere considerata la rinuncia di un genio, del genio napoleonico, ad accettare che l'apice del trionfo, della gloria, della potenza, abbiano una durata limitata? Lui stesso scrive: non vi è che un breve periodo per la guerra. Cioè, quando l'uomo stratega decide di sfidare l'impossibile peccando quasi di hubris, è lì che inizia la sconfitta. Guardi, c'è un volume piuttosto recente, il professor Luigi Mascigli Migliorini, su Napoleone, e uno degli ultimi è 500 giorni, sostanzialmente, dove descrive la parte, l'epilogo, insomma, dell'epopea napoleonica, dove lui riprende una tesi di alcuni studiosi francesi, secondo i quali Napoleone non avrebbe mai potuto immaginare per sé una fine da sovrano piccolo borghese all'isola d'Elba, sostanzialmente. E un po' anche Lefebvre, Georges Lefebvre, tutto sommato, è della stessa opinione. E Napoleone, poi, secondo molti, è stato sempre un giocatore d'azzardo. E comunque aveva bisogno, poi dobbiamo tener conto del contesto storico, filosofico nel quale ci muoviamo. Siamo all'inizio dell'Ottocento, no? Siamo nell'epoca ormai dello Sturm und Drang, del romanticismo. Insomma, sembra quasi la vita di Napoleone come un racconto d'ossian, cioè da grande titano non può morire a fare il fattore all'isola d'Elba. E quindi deve tentare la sorte. Una sorte che poi diventa drammatica, perché la più grande vittoria di Napoleone forse non è Austerlitz, è Sant'Elena, dove lui diventa creatore del proprio mito, con il memoriale, no, che detta a tutti, alla casa, a Gourgaud, a Montolon, e che poi diventano i Vangeli una volta che questi che lo hanno accompagnato a Sant'Elena tornano in Europa e fanno anche fortuna pubblicando le sue memorie, eccetera. E che queste memorie forniranno il nutrimento intellettuale per migliaia e migliaia di giovani dell'epoca, che poi saranno i protagonisti dei moti rivoluzionari che sfoceranno in Europa del 30, a parte il 20-21, vabbè, insomma i carbonari no, ma i moti del 30, specie a Parigi, dove per le strade si grida viva Napoleone II, il duca di Reichstadt, e poi nel 48, non ci dimentichiamo che nel 48 in Francia, quando viene cacciato Luigi Filippo d'Orléans e viene proclamata la Repubblica, è Presidente della Repubblica è un Bonaparte, Luigi Napoleone Bonaparte, che poi diventerà con colpo di Stato nel 52 Napoleone III. Questa è la più grande vittoria dunque di Napoleone, no? Napoleone è il creatore della propria leggenda, del proprio mito. Non poteva finire all'Elba, finisce a Sant'Elena, finisce a Sant'Elena dopo Waterloo, che è l'epilogo. Anche se Napoleone avesse vinto a Waterloo, ed è stato vicino comunque dal vincere la battaglia, ma i sé sulla storia lasciano sempre il tempo che trovano. Si possono formulare, intravedere diversi scenari. Chissà, forse sarebbe stato comunque vinto perché tutta l'Europa si era al congresso di Vienna, comunque l'aveva dichiarato hors de la loi, fuori dalla legge. Quindi probabilmente dopo l'armata britannica o alleata e prussiana sarebbero arrivati i russi, sarebbero arrivati gli austriaci. Oppure chissà, forse l'Europa stanca di guerre avrebbe accettato Napoleone, che peraltro tornato dall'Elba incarica Benjamin Constant di fare degli atti addizionali alle costituzioni dell'impero per dare una svolta dall'impero autocratico all'impero liberale. Non lo possiamo sapere. Certamente è un'ipotesi suggestiva, cioè quella secondo la quale lui ha voluto, fuggendo dall'Elba e affrontando la campagna del 1815, andare incontro al proprio destino, quale che fosse, per lasciare comunque un epilogo che fosse degno del suo nome. E dico un'ultima cosa: se qualcuno vuole approfondire l'argomento di Waterloo, la bibliografia è smisurata. Più che andare su Chandler o Camus o Collin, parlo di studiosi
molto tecnici, io consiglio un libro che è una delle prime opere di Alessandro Barbero, che è un noto divulgatore, molto bravo, molto, che in realtà è un medievalista, che poi di punto in bianco si, con grande fortuna si scopre storico militare. C'è un libro pubblicato, ero a Palermo comandante di gruppo, quindi all'inizio degli anni 2000, La Battaglia, edito dalla Terza, storia di Waterloo, perché è rigoroso da un punto di vista scientifico, ma è molto fluido e molto scorrevole, si legge molto bene, come se fosse un libro d'avventura, senza venir meno al rigore storico, e credo possa essere un buon modo di approfondire, ecco, questo tema senza andare troppo nel tecnico. Bene, grazie anche per i consigli di lettura. Invitiamo infatti sempre i nostri lettori ad essere curiosi di ciò che è stata la storia, dei fatti, approfondire e trovare sempre dei punti di riflessione. Grazie di nuovo al signor generale Riccardo Galletta. Alla prossima.